Ecco, oggi 7 dicembre 2019, festa di Sant'Ambrogio, hanno acceso l'albero in Piazza Duomo. Ecco, l'albero di Natale quest'anno è stato sponsorizzato, creato, voluto così com'è dall'Esselunga. Ecco, adesso basta guardare le immagini, in effetti è stupendo. Nel suo variare di forme, di luci. È un albero soprattutto particolare perché è tutto in acciaio. Sì, come dicevo nel video precedente, per risparmiare gli alberi, non ucciderli inutilmente, considerata la penuria di essi. E soprattutto per un futuro, chissà, quando non ci saranno più alberi, ci sono gli alberi di Natale di acciaio come questo. Senz'altro ha un variare di luci notevole. Sì, così come Piazza Duomo più o meno è piena di curiosi per vedere appunto l'albero e soprattutto perché Sant'Ambrogio. Come sempre Piazza Duomo è completamente illuminata, almeno i palazzi. Questo non solo perché le feste, ma è sempre così. Ecco qua il variare continuo appunto dei colori. Come si può ben notare, una varietà di colori notevole. Soprattutto il rosso. Sì, perché come avevo scritto sotto il video fatto oggi pomeriggio, in cui parlavo delle mezze verità, dicono delle mezze verità per non spaventare le persone, facevo presente che quando poi sono tornato a casa per pubblicare su internet il video stesso, tutto il cielo qua sopra Milano, almeno dalla parte dove ero io, dove sono io, è diventato lo stesso colore, come ho scritto sotto il video, della stella di Natale dell'Esselunga. Strana coincidenza. Adesso aspetto solo che i giornali ne parlino domani e poi eventualmente faccio un altro video, perché non ho avuto modo di farlo in quanto appunto ero in casa e ormai il cellulare aveva la batteria scarica. Sì, perché col freddo si scarica più facilmente la batteria. Ecco, poi perché volevo far notare anche una cosa importante che c'è stasera là in alto. Sì, c'è una luna stupenda, anche se adesso è leggermente offuscata da una leggera nuvola. Ecco, propiziatoria, positiva. Come dico io, i significati, i simboli
sono importanti. Sono importanti perché annunciano, avvisano che qualcosa sta per avvenire, e io ne so qualcosa, visto i sinistri semimortali che ho dovuto subire dopo aver avuto dei segni premonitori. Sì, esempio l'incidente che fece a 23 anni semimortale, avvenne 10 giorni dopo che un gatto, e io non sono superstizioso, nero, mi seguì quasi per mezzo Milano. Era notte ovviamente, a me non interessava non essendo superstizioso, però stranamente 10 giorni dopo subì un incidente semimortale che mi cambiò completamente la vita. E così anche, come ho fatto già presente su molti video, il 2011, quando si formò una grande X sopra di me in piazzale Pagano, improvvisamente, così, senza passaggio di aerei o almeno pseudotali, un mese e mezzo dopo scoppiò la cucina di casa e bruciai vivo. Sì, stranamente, come dico sempre, una realtà superiore, come ebbi modo di constatare in quell'occasione, mi salvò, perché successero cose fuori dal normale, contro ogni legge di natura, perché i vestiti bruciavano senza bruciarmi il corpo, gli occhi bruciavano e io riuscivo a vedere, eccetera eccetera, come ho già raccontato. Ecco, i segni premonitori annunciano, sono importanti senza mai esagerare, come dico sempre, perché uno va avanti a fare tranquillamente la stessa vita sapendo che potrebbe succedere qualcosa di imprevisto, molto brutto, così come possono succedere anche le cose belle che vengono annunciate. Sì. Comunque questo è l'albero di Natale appunto dell'Esselunga, tutto in metallo, con luci quasi interminabili nel loro variare, soprattutto come si vede nel formare altre immagini spettacolari che fanno pensare, sognare, sì, qualcosa di bello, di meraviglioso. È importante farlo, visto come vanno le cose nel mondo, è meglio sorridere sempre, perché tanto si ha tempo di piangere dopo, se ci sarà un dopo. Queste le dico continuamente dal 2014, queste cose, dopo i vari segni premonitori si sono verificati in ogni parte del mondo. Sì. Che annunciano la fine, come ho già detto in molti video, ma non c'è certezza, come dico sempre, sono interpretazioni valide, ma sempre comunque rimangono interpretazioni. Dopodiché è meglio essere sempre pronti, come disse in una parabola Gesù, tenere sempre la luce accesa, perché la morte, la fine può arrivare improvvisamente. E questo significa avere l'anima a posto, la coscienza, perché solo così non si avrà paura mai di vivere e né di morire. Ecco i colori bellissimi, adesso che sto prendendo color sole, stelle, l'albero di Natale, dimostrano quanto è lungo e quanto è stato preparato questo effetto appunto natalizio, che si esprime attraverso questo albero di metallo voluto dall'Esselunga per la prima volta qua a Milano, in Piazza Duomo.
ecco, su queste scene stupende che stanno appunto mostrando adesso all'albero come raggi che dall'alto scendono verso il basso. Termino questo breve video. Sull'albero di Natale dell'Esselunga qui in Piazza Duomo. Non prima di aver inquadrato nuovamente la luna che risplende sulla piazza. Sì, perché i segni positivi sempre meglio tenere presenti, aiutano soprattutto a sopportare ogni difficoltà e a superarla. Thank you.